Lo smash è un colpo liberatorio. A tutti noi piace arrivare nei pressi della rete, prepararci e scaricare tutta l'energia sulla pallina cercando di fare un buco per terra. Però, si sa, non tutte le ciambelle escono col buco. Quindi capita di mancare la palla, oppure a volte la infossiamo a rete o la tiriamo sul telone. Spesso sbagliamo lo smash perché ci prepariamo male. Ossia, quando ci arriva la palla, la riceviamo, la aspettiamo tenendo i piedi frontali con le punte che guardano la rete, racchetta su sopra la testa e ricerchiamo la palla in questa maniera qui. Questa posizione però crea dei grossi problemi. Innanzitutto un problema di sicurezza, perché se ci arriva una palla lunga e noi corriamo all'indietro così, c'è il rischio di inciampare, cadere e farsi male. Secondo aspetto riguarda la posizione della racchetta, che se io aspetto la palla in questa posizione qui, io non potrò far altro che schiacciarla e il 99% delle volte mi va a finire a rete. Il consiglio che la maggior parte dei maestri fornisce e che anch'io non mi stancherò mai di ripetere è quello di fare due cose consecutive. La prima, quando ci arriva la palla, è quella di girarci e metterci in questa posizione qui. Quindi ruotare le spalle, portare la racchetta indietro, come se dovessimo fare un servizio, ma senza fare il movimento per basso completo, direttamente su qui, e nello stesso istante ruotare le gambe in maniera tale da avere, nel mio caso, il piede sinistro davanti al piede destro. In questa posizione noi potremo spostarci in avanti, indietro o di lato in totale sicurezza, senza il rischio di cadere e soprattutto cercando di andare bene sotto la palla per colpirla qui alta. Il secondo aspetto è quello di tenere la mano sinistra o la mano destra se siete mancini alta sopra la testa fino all'ultimo momento, a poco prima dell'impatto. Tenere la mano sinistra, o meglio tenere questo assetto fino all'ultimo, ci permetterà di ricercare meglio la palla, di andarle sotto e di colpirla sopra la testa. Infatti capita spesso di vedere giocatori con la mano sinistra che se la tengono qui. In questa maniera si tenderà a colpire la palla bassa. Se io invece tengo la mano sinistra alta, 99% delle volte riuscirò a colpirla alta sopra la testa. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like qui sotto e ad iscriverti al canale YouTube se non l'hai ancora fatto. Se poi hai domande, curiosità, lascia il tuo commento oppure scrivimi a info@giocaratennis.it, magari inviandomi un video del tuo smash o della tua volée, se hai piacere che ci dia un'occhiata. Ciao e buon tennis!